La biodiversità è l'insieme degli organismi viventi presenti sul nostro pianeta. È il risultato di dinamiche complesse tra le differenti specie che costituiscono un vero e proprio capitale naturale. L'unità di analisi e gestione delle risorse ambientali del Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate svolge all'interno dell'Università degli Studi dell'Insubria le sue ricerche proprio sulla componente fauna della biodiversità. Sapere quali sono i fattori di minaccia per la fauna e l'ambiente e quali sono gli impatti che ci possono essere su queste componenti ci permette di progettare azioni concrete per limitare la perdita di biodiversità, uno degli obiettivi importanti dell'Agenda 2030. Tra le varie azioni possibili ci sono le reintroduzioni, una pratica di gestione attiva della fauna finalizzata a riportare le specie animali estinte a causa dell'uomo in luoghi dove prima erano presenti. Gli interventi di conservazione diventano ancora più importanti nei cosiddetti hotspot, luoghi nel nostro pianeta dove si concentra la biodiversità. Tra queste aree cruciali per la conservazione troviamo il Mozambico, il Myanmar, la Tanzania, paesi in cui l'unità di analisi e gestione delle risorse ambientali opera fianco a fianco a Istituto Oikos, una ONG nata dalla ricerca e che finalizza i suoi interventi, soprattutto nei paesi cosiddetti terzi, alla tutela dell'ambiente. La ricerca ci fornisce inoltre il patrimonio necessario di conoscenze per valorizzare la biodiversità e la fauna e assicurarci quindi un futuro migliore.